Benvenuti al Momento Sport del lunedì che apriamo come sempre con il calcio. Iniziamo dalla Lega Pro, la Virtus Entella reduce dalla trasferta ad Alessandria, si prepara ad affrontare un altro impegno significativo, quello che la vedrà protagonista domani sera alle 20:30 sul campo della Pro Vercelli. I biancocelesti intanto si godono il primo posto in classifica e il punto conquistato ad Alessandria nella partita terminata 0-0. L'intervista a fine gara. Mister, un primo tempo equilibrato, una ripresa invece tutta di marca biancoceleste, dove però è mancato la finalizzazione. Non era facile finalizzare bene. Prima di tutto, per le condizioni del terreno di gioco, abbiamo bisogno di fare sempre due o tre tocchi per addomesticare la palla. Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo cercato anche di renderci pericolosi con piazzati, angoli, punizioni. Siamo arrivati molto vicini. Però non ce l'abbiamo fatta, la prestazione è stata un'ottima prestazione in un campo molto difficile, quindi ci prendiamo questo punto. Primo tempo equilibrio, secondo tempo abbiamo giocato solamente noi, loro hanno solo cercato di ripartire quando gliel'abbiamo concesso, ma solamente in un'occasione si sono stati pericolosi. Per il resto abbiamo tenuto sempre il pallino gioco in mano e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare in un campo comunque molto difficile. Oltretutto contro un avversario che forse era nel momento migliore della stagione, perché è una squadra che ha preso nuovamente fiducia e si è visto anche oggi. Averla limitata praticamente al minimo, credo che sia anche questa una nota di merito. Sì, diciamo che loro non sono mai stati pericolosi, lo hanno fatto solo in una circostanza in cui secondo me c'era un fallo netto da rigore su Caturano e sulla ripartenza fine primo tempo abbiamo rischiato e poi basta sul rinvio di Paroni che è una palla tranquilla ma purtroppo il vento l'ha riportata dentro. Poi abbiamo tenuto sempre il pallino di gioco in mano, non è facile soprattutto contro una squadra che comunque si difende, che ti riparte, una buona squadra, giocatori veloci, forti fisicamente, che hanno cambiato anche assetto rispetto alle ultime settimane, si sono messi con 5 centrocampisti, quindi difficile, difficile. Abbiamo visto anche arrabbiarsi un paio di volte sulle decisioni arbitrali, non sempre l'hanno soddisfatto. Sì, sicuramente sì, ma ci sta, l'arbitro diciamo che non ha sbagliato solo per noi, ha sbagliato anche per loro. Oggi il metodo di giudizio era questo, quello suo, quindi magari qualche fallo, un po' di confusione l'ha fischiato sia per noi che per loro. Questo purtroppo non ha permesso la fluidità di gioco che tra l'altro era precaria anche per le condizioni del terreno di gioco, quindi si è giocato pochissimo. Simo, un ritorno da ex, applausi e fischi, però credo che ti interessasse più che altro la tua prestazione per l'Entella oggi. Sì, ovviamente c'era qualcosa di emozionante per i ricordi che ho in questo campo, sia belli che brutti. Però era fondamentale fare comunque una partita perché durano 90 minuti e sono comunque tutte le stesse, quindi bisogna cercare di portare a casa i 3 punti. Non ci siamo riusciti. Io ho visto una buona Alessandria che comunque è in forma e che ci ha messo anche ogni tanto in difficoltà. Abbiamo saputo controbattere colpo su colpo, abbiamo rischiato di andare in vantaggio. Andiamo via di qua con un punto che comunque è importante per il proseguo. Ecco, diciamo che il primo tempo è stato molto equilibrato, nella ripresa l'Entella ha giocato praticamente costantemente con in mano il pallino del gioco, è mancato forse l'ultimo passaggio. Sì, non era facile anche perché il campo non era in buonissime condizioni, quindi veniva un attimo difficile fare l'ultimo passaggio preciso, però come hai detto tu, il secondo tempo ci siamo alzati di più, li abbiamo presi un po' più alti e loro provavano a giocare il pallone, abbiamo recuperato un sacco di palloni e abbiamo fatto diverse azioni buone per poter concludere, purtroppo non ci siamo riusciti, si sa che non è sempre facile, però oggi un punto è comunque guadagnato. Ci sono stati anche un paio di episodi contestati in aria, come li hai visti dalla tua visuale? Ma guarda, io ti dico, giocando, vedendoli dal vivo, qualcosa sembrava anche a nostro favore, però l'arbitro ha preso una decisione, c'è un arbitro apposta, quindi non posso star lì a discutere su tutti i falli. Quindi niente, prendiamo veramente questo punto che è importante. È iniziato un tour de force importante, martedì a Pro Vercelli, domenica arriva al Siena, poi ci sarà Lucchese, quindi partite molto decisive, potremmo dire quasi così, per la stagione. Sono tutte fondamentali per noi perché veramente ne abbiamo una dietro l'altra, però è importante, come era importante pensare solamente all'Alessandria oggi, senza pensare a che cosa sarebbe successo poi martedì, però
adesso è importante pensare solamente a martedì, quello che succederà a Vercelli, perché anche lì sarà un'altra finale, come lo sono tutte dalla scorsa partita fino alla fine. Vediamo i risultati del campionato di Serie D, del girone A, un pareggio ed una vittoria per le Tigulline del girone. Iniziamo dalla vittoria della Lavagnese che ha battuto al Riboli il Borgosese Calcio per 2-1. Avversari in vantaggio al terzo minuto del primo tempo con Ravasi, vengono raggiunti al decimo del primo tempo grazie ad una rete di Simone Basso. Il raddoppio arriva al 50° del secondo tempo e porta la firma di Gianmarco Basso. Bianconeri conquistano 3 punti e salgono a quota 35. Pareggio esterno per il Sestri Levante sul campo del Borgaro Nobis, 1-1 il risultato finale, con i padroni di casa in vantaggio al decimo del primo tempo grazie alla rete di Pinelli. I corsari pareggiano al 21° del secondo tempo con Mautone, si portano a 34 punti in classifica. Uno sguardo ora ai campionati di pallanuoto, iniziamo dalla Serie A1 dove arrivano i primi verdetti della stagione con la retrocessione matematica del Bogliasco Bene, reduce dalla sconfitta interna con l'Ortigia per 11-8. In testa alla classifica c'è attesa per l'incontro di domani tra la Prorecco e la Canottieri Napoli. In Serie A2 maschile il Camogli si aggiudica il derby con il Lavagna per 10-9, mantiene la vetta della classifica a quota 33 punti. Le interviste a fine gara. Sempre inseguito, ma molto avvincente, molto bello. Sì, ce lo aspettavamo. Siamo due squadre, sicuramente due ottime squadre entrambe. Oggi loro hanno dimostrato un qualcosa di più nella gestione, nella calma, comunque nella consapevolezza, una squadra che ha un tasso di esperienza più alto del nostro. I nostri hanno lottato, non posso dire niente, purtroppo ci sono state 2 o 3 sbavature, che poi ne parlerò con i ragazzi, di certo non lo dico a voi perché ho grande rispetto per i miei ragazzi, e quindi sono sempre impegnati. Assolutamente, l'impegno è sempre stato, dal primo giorno che alleno sono sempre stato strasoddisfatto dell'impegno della squadra. È una squadra che ha voglia, una squadra giovane, è una squadra che ha fame di migliorare, e questo è bellissimo. Comunque per loro, secondo me, e per me come allenatore giovane, è bellissimo venire a giocare una partita del genere, giocarsela gola a gola, anche se siamo andati un po' in svantaggio, abbiamo avuto la forza di tornare in partita, che è una cosa che ti dimostra che hai carattere, che hai qualità. Quindi testa alla prossima partita, abbiamo la Crescera fuori casa e poi ancora dopo abbiamo il Torino e la Bagna. Entrambe partite tipo questa, difficili, con risultato non scontato, e lavoreremo per fare il meglio ogni singola partita. Sì,
state due rivolte, siete arrivati a un gol ma poi vi siete fermati e il capo li ha segnati. Questo mi ricollego a quello che ti dicevo prima. La squadra ha dimostrato voglia, rabbia, preparazione atletica ottima, perché comunque quando fai questo vuol dire che stai bene. Però poi sono usciti magari i valori tecnici, le giocate singole di un paio di giocatori, mi viene in mente il gol che hanno fatto dal palo, col passaggio di Beggiato sul palo a Cocchi, è un passaggio di qualità superiore, di esperienza, di tranquillità, che viene con appunto queste partite. Maturano e poi uscirà fuori magari anche a qualcuno dei miei giovani, passaggio del genere. Anche le panchine hanno visto il derby. Certo, è giusto che sia così, a me, io sono uno sanguigno, mi piace durante la partita essere partecipe, a fine partita però mi piace anche stringere la mano a tutti i miei giocatori e anche agli avversari, perché sono stati bravissimi entrambi. Un altro molto bello anche il pubblico, perché c'è tante persone di lavoro. Sì, tante persone che sono venute a seguirci, che mi fa un piacere immenso, che a moglie poi c'è sempre molta gente nelle partite, una piscina sempre bellissima per giocare, un bello spettacolo per la pallanuoto, io credo molto più bello, ora mi vorranno male se mi sente qualche collega della 1, molto più bello nella Serie 1 a livello di quanto è vincente. Ma in A1 c'è una partita combattuta così? No, beh, dai, qualcuna c'è. Se non gioca il Recco? Se non gioca il Recco, se non gioca il Brescia, le altre, ci sono un po' di incroci molto belli, molto interessanti, però la 2 è sempre stata un campionato sicuramente di qualità leggermente più bassa, però sempre molto bello da seguire. Un derby a vincente. Sì, come ci aspettavamo. La Lazio è un'ottima squadra, di questi anni è sempre arrivata nei playoff e oggi l'ha dimostrato, si è messo in grossa difficoltà, ma fortunatamente il risultato poi alla fine è stato positivo, la prestazione è stata positiva, quindi è stato giusto. Avete sempre tenuto in una botta la loro rivolta. Sì, siamo andati avanti, siamo sbagliati tre volte, ci sono tenuti sotto, però comunque abbiamo sempre avuto la forza di tenere le distanze, almeno un mezzo o due, soprattutto nei momenti decisivi, e questa è stata forse la chiave che bisogna mettere alla fine di vincere. Qual è stata la tattica messa in campo? Allora, purtroppo c'è una tattica specifica che gli avversari non conoscono, quindi poi tra l'altro siamo squadra di fisica, siamo messi in campo avanti con altre settimane, quindi per me ragazzi, in realtà io sempre che ci sia la massima concentrazione, la massima competizione, questa è la cosa che mi ha fatto fare la differenza, la massima concentrazione, di recuperare un po' di risultato, di fare un tiro, questa è la differenza, io ora lo spiano piano, stanno mettendo, mi stanno seguendo questa mia differenza, stanno migliorando. Bel clima, bel ambiente, un tifo continuo, un cadastro, una buona partita. Thank you.
uno sguardo al nuoto con il settimo trofeo Chiara Rama che si è disputato nel fine settimana a Rapallo. Hanno aderito 260 atleti per 6 società provenienti dalla Liguria e non solo. Le gare di nuoto agonistica e preagonistica a livello giovanile sono state ben 650. L'iniziativa promossa dal fondo Chiara Rama ha avuto lo scopo di sostenere l'hospice pediatrico del Gaslini, il guscio dei bimbi. Thank you.
Con il nuoto concludiamo questo appuntamento di Momento Sport e come sempre ci ritroviamo nel fine settimana per tutte le anticipazioni sui campionati. Grazie a tutti dell'ascolto e buon proseguimento di serata.